Igor, che cosa motiva il vostro impegno? Voi vi sobbarcate spese, tu sei fortunato perché hai uno sponsor, però Martina invece si occupa di tutto e di tasca propria. Voi recuperate i cani, li togliete dal randagismo, da situazioni pericolose. Allora, in questo caso io sono stato fortunato perché ho avuto Martina che si è occupata di recuperare Rocco e di portarlo via appunto dalla strada. E nel mio caso, con l'aiuto di uno sponsor, posso sobbarcarmi tutte le spese mediche e l'addestramento di Rocco. Quindi da una parte c'è stato il recupero del cane, dall'altra l'addestramento e la possibilità di renderlo utile. Cosa ti motiva però? Dopo sentiamo anche Martina. Ma per me è una grande passione che svolgo da tanti anni e la possibilità di applicare delle tecniche cinofile per rendere un cane utile a una persona non vedente mi gratifica ancora di più. Sicuramente la passione in primis, ma poi l'impegno di fare qualcosa per questi cani randagi, soprattutto al sud in cui vivo una situazione in cui togliere dalla strada è fondamentale, quindi lo scopo è anche sensibilizzare e far capire come un cane randagio possa diventare un grande cane, perché lo possono diventare tutti. Conosco delle realtà di persone appassionati appunto di animali che alla fin fine si tolgono il pane di bocca per aiutare queste splendide creature. Magari non è il tuo caso, però effettivamente come mai manca da parte dello Stato un aiuto? L'aiuto ci dovrebbe essere da parte dei comuni con dei canili appositi, spesso però le situazioni sono allo stremo perché sono canili ormai lager dove i cani sono tenuti in condizioni pietose e sono sovrannumero. Sicuramente sensibilizzare in primis i privati, ma anche attraverso associazioni e soprattutto chi dovrebbe portare avanti, che sono i sindaci dei comuni, è il primo passo. Purtroppo siamo ancora lontani.